La festa della liberazione a Pescara ha visto la presenza del ministro Eugenia Roccella. Un coro di Bella Ciao ha accompagnato la deposizione dei fiori al cippo commemorativo dei 9 martiri di Colle Pineta, i giovani partigiani teatini arrestati, processati, condannati a morte e poi fucilati da nazisti e fascisti 79 anni fa. Nicola Cavorso, Vittorio Mannelli, Raffaele Di Natale, Beniamino Di Matteo, Pietro Cappelletti, Alfredo Grifone, Aldo Sebastiani, Stelio Falasca e Aldo Grifone. Quei nomi scanditi lentamente da Nicola Palombaro, presidente dell'ANPI provinciale, oggi rappresentano la memoria di una libertà che va conquistata ogni giorno, al di là delle sterili querelle sollevate come l'utilizzo della parola antifascismo. Sulla parola antifascismo non ci sono più discussioni. È certamente un momento particolare perché in questo momento si sta combattendo una guerra di resistenza e noi, l'Italia, è dalla parte giusta, dalla parte della democrazia e della libertà. E non è l'unica guerra di resistenza che si sta combattendo, perché io, che sono ministro delle pari opportunità, voglio ricordare anche quello che stanno subendo le donne in tanti paesi del mondo. E anche quella, con un coraggio pazzesco, per esempio pensiamo alle donne iraniane, è una guerra di libertà. Quindi ricordiamoci sempre tutti quelli che in questo momento, mentre noi festeggiamo la nostra libertà, stanno combattendo per ottenerla. La cerimonia a Piazza Garibaldi si è aperta con lo schieramento del reparto d'onore e il rito dell'alzabandiera. Tra i momenti celebrativi, la benedizione della corona di alloro da parte del cappellano militare della direzione marittima e la resa degli onori ai caduti di tutte le guerre. Hanno partecipato anche gli studenti delle scuole pescaresi con i loro messaggi sul significato della ricorrenza. Tra gli eventi organizzati dall'ANPI e dalla CGIL, che hanno visto la partecipazione di ben 54 associazioni, il dibattito dal titolo Economia di pace, questa sconosciuta.